Bentornati su Real Napoli Football. Ragazzi, veniamo da un periodo nero, veramente nero. L'ultima occasione per passare in divisione 4, ce l'ho Nathan, fra ce l'ho. L'ultima occasione per passare in divisione 4 e proviamo a giocarcela, vediamo contro chi. Veniamo da un pareggio spettacolare con la Juve che però mi ha fatto incazzare come un animale perché abbiamo stradominato e alla fine stavamo addirittura perdendo 3-1 e alla fine l'abbiamo ripresa, ma chiaramente non, il pareggio non ci è bastato per la promozione. Vediamo chi dobbiamo affrontare. Barcellona, Napoli, Barcellona. Eh sì, infatti, Framo, faccio un po' qualche cambio perché sto giocando sempre con gli stessi, non va bene. Intanto Napoli-Barsa, Napoli-Barsa. Vediamo. Mamma mia, Rachmani a terra. Nathan sta on fire. Mettiamo Nathan, che è mancino, mi pare. Quindi mettiamo Østigard a destra. Facciamo giocare Olivera titolare oggi. Vediamo in panchina come stanno. C'ho Zerbin on fire. Lozano non deve giocare. Cajuste al centrocampo sta forte. Quindi non toccherei nient'altro. Nient'altro. Nathan titolare. Va bene così. Avanti Napoli, ragazzi. Vediamo che cosa riusciamo a combinare in questo Napoli-Barcellona, ultima partita della divisione 5, valida per la promozione in divisione 4. Ci serve la vittoria. Purtroppo non possiamo ottenere meno della vittoria. Quando si parte la partita. Ultima giornata di questa stagione, il verdetto da emettere non potrebbe essere più si parte. Così. Una vittoria equivale alla promozione. Tutto il resto non conta. Naturalmente è molto facile per chi vi parla esprimerlo a parole. Si parte. Osimhen. Sulle spalle per tradurlo, infatti, Lobo. saranno gli 11 che tra non molto scenderanno. Diogo Costa o Rui Patricio? Ah, per me Diogo Costa. Oggi ha messo un solo risultato. Attenzione Bisogna Di avere Lorenzo. Sarà facile Politano. Ah. Sta Questa sì che è succedendo? musica, amici. I tifosi non smettono di cantare un attimo. Se Politano, davvero non poggia si per può essere qui. Si respira Zielinski. passione e Perde palla Zielo, apprendimento. Speriamo di attenzione. vederle anche in campo. Recupera palla Osimhen, niente da fare, ma non sta Realizzata, giocando? siamo già nel vivo dell'azione. Politano, Osimhen, la parata di campo. Merita il gol con una parata di puro talento. Una parata eccezionale. Non so se non sta giocando, sta succedendo. Forse nemmeno i suoi compagni. Lobotka. Prova ad andare da Osimhen, Lobo, attenzione Osimhen, appoggia c'è Olivera che tira, cambio. Secondo me non sta giocando ragazzi, forse adesso sì, ok, forse adesso ha cominciato. Østigard, appoggia per Zielinski, io non lo so però Kvaratskhelia. Kvara, attenzione, Kvara, vede Osimhen, appoggia dietro per Zielinski, dentro di nuovo per Osimhen, che tira la parata e poi arriva a Gisacchi. Mamma mia, meno male. Mamma mia, meno male. Mamma mia, meno male, ragazzi. Perché anche Gisacchi si era mangiato un gol spaventoso, quindi meno male che è entrata. Cioè, guardate là. Cioè, non ti puoi mangiare sto gol. Meno male che è entrata. 1-0. Dico un autogol, ma per me è gol di Zambo, chiaramente. E ci portiamo in vantaggio. Se sbagliamo, mamma mia, penso lo toglievo dal campo, fra, veramente. Che era assurdo. Attenzione, attaccano subito. Giustamente, magari si è anche incazzato, però sono cazzi suoi, onestamente. Attenzione, Østigard, Anguissa, ferma e rilancia verso Politano che prova a cambiare tutto verso Kvara. Palla un po' corta, infatti, non arriva a Kvaratskhelia. Attenzione, Zielinski non riesce ad accettare la palla. E poi fa fallo. Fallo di Zielo. Fra, Ronaldo freccia giù, ma lo lascio uguale. Il Portogallo. No, vabbè, ma per forza il Portogallo non ha nessuno. Cioè, chi cazzo metti? Attenzione, Østigard riesce a contrastare. Prova ad attaccare il Barça. Østigard, che sei bravo, su Cristiano, eh. Lobotka. Politano, palla per Zielinski. Larga per Kvaratskhelia. Dentro per Zielo ancora. Solo Gonzalo. No, lascia Ronaldo. Attenzione.
Lobotka break a centrocampo bellissimo. Zielinski palla per Anghissà, che la ridà a Zielinski, che allarga poi per Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, attenzione, scende Kvara sulla fascia, il cross di Kvara. Osimhen non riesce a fare nulla. Lobo ancora per Osimhen, fermato Lobotka. Niente break a centrocampo questa volta per Lobo. Anghissà prova a dare una mano. Stigard su Pedri, grandissimo Stigard su Pedri. E poi lancia Politano, palla troppo lunga, peccato, peccato, peccato. Attenzione Anghissà, proviamo a chiudere Lobo, bel break di Lobo ancora, che poi la lascia Zielinski, che vede Politano dall'altro lato. Politano, dribbling di Politano, prova ad andarsene Politano, forse deve metterla dietro. Un po' di egoismo qui. Ostigard appoggia ancora per il capitano. Appoggia a Politano, dribbling. Anghissà, Lobotka dentro. Ed è stata una bella situazione quella. Ho sbagliato qui. Sbagliato qui, attenzione. E Di Lorenzo ci mette una pezza. Meret rilancia, però recuperano subito palla a centrocampo qui. Ostigard non riesce a breccare. Poi Nathan, bel recupero. Poi Zielinski per Kvaratskhelia, che dribbla Kvaratskhelia, che vede poi l'inserimento di Anghissà, che però non va a buon fine. Peccato. Attenzione Zielinski dall'altro lato verso Politano, che dribbla dentro per Osimhen. Dribbling di Osimhen, che tira verso Khan. Parata, parata di Khan. Lobotka prova a dare una mano al centrocampo. Attenzione Lobo su Pedri. E poi Anghissà gli dà una grossa mano. E poi Lobotka però sbaglia, perché stavano rientrando bene. Kvaratskhelia recupera una bella palla da Kvara. Attenzione Kvara dentro per Zielinski, penetra Zielinski che tira. Marquinhos ci mette il piede, ci mette il piede su Zielo. Attenzione Lobotka prova ad andare da Osimhen, che prova a spizzare. Khan blocca addirittura. Khan prova a rilanciare verso Vinicius, e torna anche Politano, che recupera una gran palla. Politano prova a dare ad Anghissà, recupera un'altra volta Politano. Anghissà poggia dietro per Lobotka, scende Lobo. Lobo, 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 si ferma Lobo, dentro per Zielinski, niente da fare. Lobotka, palla per Kvaratskhelia, Lobo, Olivera, dentro per Kvaratskhelia, attenzione Kvaratskhelia, cross in mezzo, c'è Osimhen che incorna, la mette fuori Osi, la mette fuori Osi, peccato, bella azione manovrata qui. Attenzione Khan, va corto, proviamo a pressare alto con Osimhen pure, riescono a giocarsela bene qui, ma Lobotka fa un bel break qua, scende Lobo subito, Lobo, 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 dentro per Kvaratskhelia, penetra Kvara, Kvara, dentro Kvara, c'è Lobotka ancora! Stanislav Lobotka! Stanislav Lobotka! 2-0, deviazione, ma Lobo ci porta sul 2-0 in questa partita fondamentale. Attenzione Lobo, e finisce il primo tempo, una bella partita, siamo in vantaggio 2-0, abbiamo stradominato, nonostante loro comunque mi sembra che lui giochi bene, però noi abbiamo fatto ben 8 tiri rispetto al suo unico tiro in porta. Vedremo se troveranno la forza per reagire. Attenzione Pempe. Secondo tempo che sta per iniziare questa partita strafondamentale, strafondamentale. Lobotka, attenzione Pempe, Nathan ferma tutto. E poi da palla Zielinski, che va da Osimhen, la palla non arriva ad Osi, attenzione Osimhen ruba una palla spaventosa. Osimhen, Osimhen, Osimhen. Khan. Ottimo salvataggio. Sembrava aver sorpreso il portiere. Nega la gioia del gol ad Osi. Lobotka, attenzione, prova ad andare ancora da Osimhen. Lobotka, Osimhen prova a spizzare, non ci riesce, la palla non arriva a nessuno.
Di Lorenzo, palla per Anghissa, dentro per Kvaratskhelia che crossa in mezzo. Canna, ci mette le mani. Attenzione, prova a ripartire il Barcellona. Ostigard, ferma tutto. Palla per Anghissa, no, Zambo no. Recupera palla a Zambo, Anghissa, grandissimo recupero. Poi temporeggia un po' la palla per Zielinski, Politano. Poggia per Di Lorenzo che prova il cross ed è calcio d'angolo. Stiamo continuando a tenerli lì. Lobotka prova ad andare ancora verso Osimhen che può provare a spizzarla. Niente Di Lorenzo, palla per Oliveira. Lobo, cross di Lobo, c'è ancora Osimhen. Niente da fare. Ostigard. Di Lorenzo, chiusura fantastica di Di Lorenzo che poi prova ad appoggiare per Anghissa. Politano di nuovo per Anghissa, prova ad andare dentro, errore di Zambo qui. Lobo prova a chiudere, dobbiamo rincorrere, attenzione, Ostigard va in chiusura. Ostigard, fantastico Ostigard. Appoggia poi a Di Lorenzo, che guadagna fallo laterale. Bene così. Giannino Di Lorenzo. Di Lorenzo va da Ostigard che prova a cambiare tutto verso Kvaratskhelia che di testa appoggia subito da Osimhen e Zielinski che si imbriacano mano e piedi perché sono degli idioti e perdiamo palla. Attenzione Kvaratskhelia, Zielinski dentro per Osimhen. Osimhen appoggia dietro per Kvaratskhelia che crossa verso Anghissa, ma Khan sempre strasicuro e blocca la palla. Chissà, attenzione, proviamo a chiudere. Di Lorenzo non riesce all'anticipo. Vinicius, c'è Giannino Di Lorenzo che prova a chiuderlo, niente da fare. Lobo, partita sontuosa di Lobo fino ad ora. Lobo per Politano, grandissimo Politano, fermato Politano. Attenzione, chissà, deve chiudere. Imbucata pazzesca qui. Corce al Barça, attenzione. Adesso sono sotto appena di un gol. È di questo che ha bisogno un giocatore con un piede raffinato, di compagni pronti a scattare, a smarcarsi. Il risultato che si ottiene lo abbiamo davanti agli occhi. Lobotka, attenzione, attenzione ragazzi. Oliveira, Kvaratskhelia. Kvara appoggia per Lobotka, Ostigard. Ostigard appoggia per Anghissa, dentro per Osimhen, che si gira Osimhen, la parata pazzesca, arriva Zambo Anghissa che ruba la palla dal difensore. Grandissimo Zambo Anghissa ragazzi qui. 3-1, ci rimettiamo due gol avanti. Nathan, grandissimo Nathan, che poi la dà per Kvaratskhelia che prova il dribbling, sbaglia tutto Kvara, prova a dare una mano in centrocampo qui con Oliveira che prova a chiudere, non ci riesce. Attenzione, adesso sì, e adesso sì, grande chiusura di Oliveira qui. Attenzione Zielinski, ma perché si dimenticano la palla raga così, cioè ma è assurda sta cosa. Mamma mia Meretti, mamma mia Meretti su Vinicius. Se ben eseguito, un passaggio in profondità può essere letale. Peccato che qui la conclusione non sia stata all'altezza del suggerimento ricevuto. De Jong da calcio d'angolo, attenzione. Sceglie di battere corto. Anghissa. Anche De Jong, attenzione Anghissa, chiude Ostigard dalla grande, poi Anghissa va da Zielinski che va da Osimhen. La palla non arriva ad Osi. Attenzione Lobotka, chiude Lobotka, fallo di Lobotka. Vediamo se possiamo mettere delle forze fresche. Attenzione, vediamo chi c'ho. C'ho Kajust e Kajust secondo me serve un po' adesso. Kajust al posto di Zielo. E Kajust al posto di Zielo, c'ho Zerbin. Ma mo lo metto Zerbin che almeno corre. E metto anche il sciolito Simeone al posto di Simeone che è stanchissimo. Cavara lo lascio. Elmas no, perché dissosta su. Mi serve anche chissà come filtro. E va bene così. Devo mettere un po' il maestro, ma Oliveira sta giocando bene. Dai, va bene.
Va bene, dentro Kajust e Zerbin. Zerbin. Attenzione, break di Anghissà, la grande Anghissà, ci mette troppo per pensare cosa fare, ma poi recupera palla di Lorenzo, Anghissà dentro, errore, attenzione Kajust, recupera ancora palla Kajust, che vede dentro un'imbucata pazzesca per il Ciolito che si gira, Simeone, 4-1, il Ciolito, Simeone. E probabilmente mettiamo in cassaforte, grazie al Ciolito, sull'assist di Kajust, tra l'altro. Abbandonato? E abbandona, ragazzi, ed è 4-1. Partita in cassaforte alla grande. E veniamo promossi in Divisione 4.